Cari tifosi del Napoletano, siamo di nuovo qui per portarvi le ultime novità sul nostro amato club. Ma prima di entrare nei dettagli di questa partita, vorrei chiedere a tutti voi di mettere mi piace a questo video e di iscrivervi al nostro canale per continuare a ricevere i migliori aggiornamenti sul Napoli. Il tuo supporto significa molto per noi. Oggi parliamo della sconfitta contro la Lazio e delle parole del nostro allenatore Rudy Garcia. La partita è stata intensa, ma sfortunatamente non siamo riusciti a vincere. Rudy Garcia ha sottolineato che il primo tempo è stato a nostro favore e che avevamo bisogno di segnare più gol in quel periodo. Ha anche sottolineato che la squadra non è ancora al 100%. Ma è normale in questa fase della stagione. Il mister ha parlato dell'importanza di recuperare fisicamente i nostri ragazzi, visto che sta per iniziare una maratona di 7 partite in 3 settimane. Le sostituzioni apportate questa volta non hanno avuto l'impatto desiderato, ma tutti sono impegnati a imparare da questa sconfitta e ad andare avanti. Rudy Garcia ha ammesso che il secondo gol della Lazio ci ha ferito psicologicamente e che dobbiamo migliorare in diversi aspetti, compresa la rifinitura. Si è anche congratulato con la Lazio per la vittoria e sa che affrontare giocatori come Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni comporta sempre dei rischi. Ora voglio sentire la tua opinione. Cosa pensi della prestazione del Napoli in questa partita? Lascia i tuoi commenti qui sotto, non dimenticare di lasciare il tuo mi piace, iscriverti al canale e attivare le notifiche. Insieme siamo più forti! Forza Napoli sempre!